Rieccoci insieme con Bianca Rosso TV Sport. Intanto stasera nelle repliche proveremo a mettere insieme i passaggi salienti di questa lunga asta. Quindi nelle repliche troverete anche un po' il resoconto live di quello che è accaduto. Noi abbiamo mostrato in diretta oggi in streaming. Ti faccio subito una domanda però. Che accade adesso di questi 4 milioni e 800 mila euro? Allora, questi sono, come dicevamo prima, di competenza dei creditori, quindi vanno a favore dell'attivo del fallimento. Saranno distribuiti sulla base dei privilegi. Naturalmente, nella lista dei privilegi, innanzitutto ci sono i crediti dei dipendenti stipendiati, che comunque poi saranno assunti a partire dal 23 maggio, c'è cioè l'impegno dell'assunzione da parte dei nuovi proprietari. E vorrei aggiungere anche un particolare. In realtà, dicevo prima che oltre ai 4 milioni e 800 mila del prezzo d'asta, gli acquirenti devono versare anche 2 milioni e 971 Dei debiti mila sportivi, sì. dei debiti sportivi. Però di questi, mi dicevano i due periti, Veneziani e Tria, circa 1,2 milioni sono rappresentati dai crediti dei dipendenti. Se gli acquirenti versano questi importi ai dipendenti, si inseriscono al loro posto Tra i tra creditori, i sì. creditori. Sono creditori C'è un'altra privilegiati. telefonata, pronto? Sì, pronto, ciao Enzo, buongiorno a tutti, Ciao. sono Pietro. Ciao Pietro. Io sono strafelicissimo, come tutti i tifosi di Bari, perché Sì. Gianluca Paparessa sarà il nuovo Sì. presidente del Bari. Sì. E io vorrei veramente, lui ha un bel bellissimo programma, ecco, per quello che vuole realizzare, ma quello che gli chiedo è di poter mantenere una relazione diretta proprio con tutti i tifosi, queste energie meravigliose che tutta Bari ha manifestato possano continuare a rimanere con un collegamento diretto con la società. Ecco, giusto questo, un piccolo Grazie. consiglio a Ma credo che Gianluca. Paparesta da Barese stia molto attento, starà molto attento, diciamo, ai rapporti con la piazza, voglio dire, perché sa che sono dinamiche determinanti anche per il futuro del Bari. Possiamo sentire un po' di audio di questa, se possibile, di queste immagini? Vediamo un po' se riusciamo anche. Questa è l'atmosfera che si respirava oggi al Tribunale di Bari. Sentiamo, sentiamo. Un attimo e poi possiamo andare in onda. 4, per favore silenzio. Primo minuto andato, sempre Paparesta 4 milioni. Per cortesia, non rovinate tutto sul più bello, silenzio. Fatti proprio negli ultimi secondi dei Sì, 3 minuti a sì. disposizione, quindi con tantissima suspense, infatti C'era se una no sorta di gara a scacchi fra Paparesta e e Cipollone. Si Cipollone, guardava una volta negli occhi, sì. io ho capito che era finita l'asta quando Cipollone ha guardato quasi dolcemente Gianluca Paparesta per dirgli tranquillo, è fatta, come dire, io non rilancio più, quindi il Bari è vostro. È stato un momento particolare. C'è stato il sorriso di Cipollone, del dottor Cipollone, che guardava Paparesta, che ha capito a sua volta che ormai il braccio di ferro era finito. Peraltro erano uno di fronte all'altro, il dottor Cipollone quello di spalle, Paparesta di Devo fronte. dire che entrambi, avrei notato, si consultavano a distanza con gli L'angolo, c'era un po' sguardi, l'angolo, sì. con alcuni loro riferimenti. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, buonasera. Ciao. Allora, devo dire prima un grazie a chi ha partecipato all'asta, meno male come è andata. Poi non trascuriamo i ragazzi cosa hanno fatto ieri sera, con la curva fantastica, questo c'è da dirlo. Speriamo bene, Enzo, però una domanda. Tutti quanti adesso nella testa sta venendo un piccolo dubbio, ma gli M stanno dietro a Papare? Speriamo di no. Grazie, ciao Enzo. Il matarese di Paparesta vuol dire il nostro amico. Bah, io Assolutamente. dico, per carità, nella vita tutto è possibile, però a mio avviso che motivo c'era di aspettare la terza asta per
spuntare sulla scena del delitto, no? Sì, assolutamente. Sono convinto che ci siano ritenuti dietro Barbaresta, che magari sono riusciti in qualche modo a far arrivare questo denaro in Italia. Questo può essere. Ma assolutamente i Mattarese no, perché hanno detto chiaramente e sinceramente che il loro periodo si è concluso e quindi ti fidi. Sì, assolutamente. Marcello D'Anisi e Gianvito Giannelli, ormai togliamo davanti i dottori, gli avvocati, i professori, perché sono diventati due volte familiari, perché in questo periodo hanno praticamente retto le sorti del Bari. Sono stati due presidenti, sì, in pectore della società. Sentiamo come hanno commentato gli esiti dell'asta. È andata bene l'asta, significa che un grande lavoro fatto da tutti quanti, in primis la squadra ha dato i suoi effetti. Diciamo che c'è stato un grande lavoro di squadra, un bel gruppo che ha lavorato, oltretutto anche grosso merito al Tribunale, alla sezione fallimentare, ma come avete sentito anche al Presidente del Tribunale di Bari, è un lavoro d'equipe fatto bene che porta a determinati risultati importanti. Sì, sono stati anche tutelati i creditori, mi fa piacere tra l'altro che ci sia stata una gara con più offerenti, questo è anche un giusto riconoscimento al lavoro di tutti quanti, ma anche e soprattutto al vero valore espresso dalla squadra e dai suoi tifosi. Quindi meglio di così a tutti gli effetti non poteva andare, siamo veramente contenti tutti quanti, abbiamo rispettato la tempistica che ci eravamo proposti e adesso consegniamo la squadra alla nuova proprietà. Adesso abbiamo l'atto davanti al notaio che è fissato per venerdì, quindi la data è fissata per venerdì. E con quell'atto noi dal punto di vista civilistico cessiamo dalle nostre funzioni, quindi passa di mano la proprietà della squadra, ci sarà probabilmente un breve interregno durante il quale la società di Papareste si andrà poi a registrare col nuovo titolo sportivo. Beh, un po' mi dispiace però che vadano via Giannelli e D'Anisi, anche perché sono due portafortuna, sì, insomma. Loro hanno preso veramente a cuore questa situazione, non come un carico professionale, ma come proprio con grandissima passione. E devo dire che non dimentichiamo... Beh, a chi non piacerebbe tra i baresi fare il presidente del Bari? È una bella cosa, insomma. Hanno fatto le funzioni di presidente. Io vorrei ribadire un concetto molto importante. Questo fallimento del Bari è stato un po' atipico rispetto a quelli delle grosse società. Per il Napoli, De Laurentiis si era fatto sotto, aveva già stabilito un po' tutto, era una specie di fallimento guidato. Per la Fiorentina, Della Valle, si sapeva che avrebbe preso la società. Qui è stato molto incerto, anzi abbiamo avuto delle fasi di vero sconforto quando sono andate deserte le prime due riunioni. E devo dire che questo può essere proprio un caso di studio sul fallimento di una società di calcio, perché il fallimento, che è purtroppo una procedura negativa, è qualcosa di veramente brutto per la vita di un'azienda, ha trasformato tutta l'azienda, il Bari, la città, le strutture professionali e non, tutti si sono uniti per portare a termine questa impresa, tutti hanno fatto la loro parte con grandissima passione. Sì, dall'essere il Bari di qualcuno è diventato il Bari di tutti, quindi le energie sono aumentate. Peraltro, ne parleremo nei prossimi giorni, il Bari ha rinnovato profondamente il suo sito, alimentando il discorso della interazione attraverso i social network, Twitter, ne parleremo in maniera magari più dettagliata. È un peccato dover dedicare soltanto un piccolo spazio. C'è un'ultima telefonata, pronto? Ciao Enzo, sono Peppino. Ciao Peppino. Saluto il grande maestro Peppino Accettura. Ciao. Sì. Ti devo dire una cosa Enzo, proprio da dentro al cuore. Sì. Io avevo grande fiducia di Papareste. Sì. Perché ne parlavo in via Sparano, tutte le parti dove lo trovavo, lo fermavo e lui volentieri mi ascoltava. Sì. E quando mi disse a gennaio, novembre-gennaio, che il Bari era da playoff, ci siamo quasi. Ieri sera è stata una grande partita che abbiamo sbalordito quasi tutti. Io non sono andato al tribunale perché sì, non avevo il mezzo
però all'ultimo momento ho visto un personaggio ultra che l'anno scorso mi ha fatto prendere paura. È Paparetta, proprio di quelli che mi riguardano. Non sento niente, grazie. vabbè, non ho capito il finale. Vabbè, sì. Grazie per il tuo intervento. Abbiamo anche le immagini della partita che dobbiamo far vedere, perché comunque non dimentichiamo che c'è un Bari sesto in classifica, inimmaginabile. Adesso mi raccomando, la squadra è stata formidabile, è stato un volano strepitoso per la cessione del club. Comprate la Bari è stata un'iniziativa che a mio avviso ha dato un ulteriore spinto. Non è un caso che all'ultimo momento si presentino nuovi potenziali acquirenti, e se l'asta fosse stata un po' più in là, cioè, se avessimo avuto più tempo probabilmente ne avremmo visto ancora delle belle. Ora, l'interesse è cresciuto col tempo, veramente in una misura incredibile, proprio non si poteva immaginare un risultato di questo genere. E tutti hanno lavorato, ripeto, a cominciare dai curatori, dai giudici, dai periti, tutti, la perizia per esempio, ho sentito dire che qualcuno lamentava una perizia un po' svalutata, però invece è stata proprio la molla che ha portato anche a un riequilibrio dei valori dei giocatori, sempre valori comunque di fallimento. Torneremo a parlare di queste cose evidentemente nelle prossime ore, perché adesso la domanda è: chi c'è dietro Paparesta? È importante sapere questo, chi c'è dietro Gianluca Paparesta. Noi adesso vi lasciamo con le immagini per chi ovviamente ci segue di pomeriggio in diretta, della vittoria contro Cittadella, più sofferta di altre, però vittoria, 3 punti pesantissimi per la corsa ai playoff. Vediamo le immagini.